il patto per Napoli è il presupposto di un'operazione di rilancio della città, ma il comune da solo non è in grado di farcela. Perché le risorse, che pur sono importanti, quelle arrivate dal governo, 1,3 miliardi a fondo perduto, certamente non, da sole non possono rilanciare la città, servono a rimettere in moto un risanamento del bilancio, e quindi è fondamentale che il rapporto con il mondo imprenditoriale, con gli operatori economici e culturali della città sia costante, quotidiano e su progetti condivisi. Noi siamo aperti a qualsiasi confronto. Talvolta è illusione, non riscossione, ma in ogni caso è il fatto che noi non prendiamo molte risorse. Basta pensare ai numeri: sono 770 milioni di tari non riscosso, 880 di multe. Insomma, quindi è necessario che ci sia un coinvolgimento dei cittadini, che prendano coscienza che solo recuperando queste risorse possiamo restituire poi in termini di servizi, in termini di welfare, in termini di miglioramento complessivo. Quindi le due strade sono esattamente il coinvolgimento del mondo privato per lo sviluppo e il recupero di risorse da parte dei cittadini per poter poi fare politiche di miglioramento complessivo della qualità della vita. Dopo la firma formale abbiamo attivato il confronto con Invimit per la valorizzazione del patrimonio. In questi giorni stiamo definendo il bilancio consuntivo e preventivo del prossimo anno. Faremo entro l'estate la gara per l'assegnazione a una società privata della riscossione, proprio per avere una maggiore efficienza, quindi le tappe continuano.